Diamo il bisogno, insomma, con piacere parliamo, se, se, se è necessario. No, vabbè. Non è una tassa. Mandiamo il jingle e sentiamo cosa ci dice stasera Andrea Pece. Allora, la volta scorsa, come ricorderete... Scusa Andrea, per rispondere a Roberto quello che ti ha detto sì, prima. Ah, sulla... Sì, è vero, poi no, me ne sono sentiamo. Dimenticato. È assolutamente vero quello che diceva lui, cioè che alternare stimoli differenti può prevenire soprattutto l'insorgenza di alcune patologie, le famose patologie da sovraccarico. È stato altresì notato questo che... Questo in tutti i campi, quasi. Questo in tutti i campi. Del resto, non faticare, non... è evidente. Del resto alcuni maratoneti di medio livello che hanno iniziato a praticare triathlon per divertimento hanno notato dei miglioramenti anche nei tempi sulla maratona, perché alternare gli stimoli, soprattutto per atleti non proprio di altissimo livello, è un ottimo stimolo, quindi sì, concordo pienamente con quello che hai detto. Io lo farei volentieri, io, se lui non ha galleggiabilità io proprio non so nuotare, quindi io affondo subito. Quindi. Niente Andrea, allora niente. Tornando al discorso che della volta scorsa avevamo parlato di pronazione e della normale pronazione. Oggi vedremo che cosa si intende per iperpronazione e ipopronazione o supinazione, ma soprattutto vedremo brevemente quali sono i fattori correlati, i fattori di rischio che possono far insorgere questo tipo di alterazione del carico, che non necessariamente, ve lo ricordo, è una patologia. Ci sono milioni di persone con iperpronazione che non svilupperanno mai nella loro vita nessun tipo di problema o di patologia. Se possiamo vedere alcuni filmati e le immagini, così ve le descrivo. All'inizio i filmati vedremo due soggetti che hanno un'iperpronazione molto accentuata, questa è una supinazione. Ora ovviamente vi ho portato dei casi estremi, una persona con un piede così difficilmente riuscirà a correre senza avere dolori, e vedremo anche l'iperpronazione che è molto accentuata, però rendono molto bene l'idea di che cosa stiamo parlando. Ci sono molti fattori che possono scatenare e che possono far incorrere in queste deficit dell'appoggio del piede. Alcuni sono intrinseci al piede, deficit della fascia plantare, la prima cosa che mi viene in mente, oppure muscolari, dei muscoli tibiali, anteriore e posteriore, oppure deficit di stabilità dell'articolazione sottastragalica, che è un'articolazione proprio che regola questo movimento di pronosupinazione. Salendo anche il ginocchio ha una notevole influenza sulla supinazione e sulla pronazione del piede. Un ginocchio molto valgo, le famose ginocchia X, comporteranno un'iperpronazione. Salendo ancora i muscoli... Oh mamma mia, ecco, questo è terribile. Tra l'altro una signora anche un po' in là con gli anni e come potete vedere ha dei disturbi non solo al piede, insomma anche sopra. C'ha la cellulite sulle caviglie questa, ma dove l'hai trovata? Ovviamente non è un atleta la signora, poverina. Salendo, come dicevo, anche i muscoli posteriori della coscia, soprattutto il bicipite femorale, ha una notevole incidenza su questa alterazione del carico. Vedremo poi una foto di un modello biomeccanico molto semplice, semplificato, ma che rende anche quello molto bene l'idea. Salendo ancora, l'anca ha molta importanza. Un angolo di antiversione del femore accentuato causerà una pronazione accentuata, ma anche un bacino, ecco qui vediamo il motivo della pronazione, cioè un disallineamento tra la forza peso e la reazione del suolo nel momento in cui si poggia. Queste sono tutte le cause di pronazione, come potete vedere anche una rotazione anomala della rotula, l'immagine al centro in basso, oppure un ginocchio valgo, lo vedete lì a destra, oppure salendo sulla sinistra un angolo di antiversione del bacino molto accentuato, che è tipico delle donne che hanno un bacino più largo. Come ci diceva la nostra telespettatrice, in questa foto, che ovviamente è accentuata, vediamo proprio quello di cui stiamo parlando. Questo è il modellino biomeccanico, che è abbastanza semplice. Sono due tavolette legate da una cerniera. Una rotazione della tavoletta superiore causerà una rotazione nella tavoletta inferiore e viceversa. E questo non è un modello biomeccanico, ma è un preparato
diciamo, preso da una tavola anatomica. Per cui i motivi possono essere molteplici. In questo caso vediamo la differenza qui, la larghezza del bacino, come misurare la larghezza, quindi prendendo questi due punti di repere, l'esias e sotto non si vede bene, i due puntini gialli sono le tuberosità ischiatiche, quelle su cui siamo seduti, e nella foto successiva vediamo come un bacino più largo o un femore più corto, perché ci sono queste due grandi caratteristiche, possono aumentare quest'angolo. Questo parametro si chiama angolo Q, che ha una notevole influenza su tutta la biomeccanica dell'arto inferiore, della catena cinetica. Questo è un angolo che è stato molto studiato, e negli uomini è circa 12 gradi e nelle donne 16 gradi. E questo è il motivo per cui le donne spesso hanno problemi di iperpronazione nei piedi, o comunque sono più soggette a patologie legate all'iperpronazione rispetto agli uomini. Grazie. La volta prossima, sì, se volete, però mi dovrà aiutare il matematico che ho qui di fronte, vedremo come un bacino più largo, un femore più corto possono influire su queste cose. Bene, bravissimo. Beh, perché Claudio il bacino largo proprio non ce l'ha per niente, quindi... No, scopriremo cose particolari sulle donne e gli uomini, molti luoghi comuni da sfatare. L'hai mai baciato? No, l'ho visto. No, bacino, sì, che simpatico. Lo vedo sempre in pantaloncini, e c'ha un bacino che è la metà di quello di una donna normale, quindi...